rompeva, mi veniva giù a fiotti, io ero il totale dentro nel sentire. In questo empito di stelle, esploso grumo d'atomi, il tempo sei tu, flebile luminescenza di tenebre. Sei tu, tra memorie e precorrimenti, il mai più del niente che sempre ritorna, come in vaporo d'acqua, la nube che incombe. Poche righe da un bellissimo testo che ha scritto un filosofo straordinario, Vincenzo Vitiello, proprio sulla poesia di Carlo. Scrive Vincenzo Vitiello che pochi scrittori, poeti, romanzieri, ma anche critici e storici, filosofi e scienziati, abitano il linguaggio al modo in cui accade a Carlo Invernizzi, poeta. È infatti una perfetta identità tra lui e la sua dimora. Egli non vede, non tocca le cose, né gusta sapori ed ode suoni attraverso le parole. Lui vede, sente, odora, assapora parole. Parole non come cose, parole che sono cose. Oscuro, intenso, senza spazio, senza tempo, fremeva l'ardente avvortico del niente. D'improvviso si infocò il suo nulla, deflagrò nelle viscere l'agrumo e fu vento luce intramontabile. In vertigine d'astri, luce vita e morte vita, riarso tempo mente dell'implodere del niente. Il mistero, dice ancora Carlo, sono tutte poesie scritte a Morterone queste, perché lui solo lì poteva scrivere le sue poesie. Non è vero che ne scrive anche a Milano, ne scrive, ma in qualche modo lì riusciva a connettersi con questo niente, con questo in fondo senza fondo, diciamo, la tua impressione è questa. L'in fondo senza fondo a cui guardava Carlo è la sostanza insostanziale di tutte le cose. Il mistero è lassù, dietro il monte che risplende, scuro impenetrabile, la vita temperi del niente che incanta il pensiero in frastorno. Sei piccolo di cervici, invano scruti l'infondo. Eccolo qua. Tra vortici di polvere il vento infuriatico sibila per precipizi, e tetra la notte, ondulano bui pendii. Incarbonito di stelle, in picchio che lucciola, assura l'inebrio del tuo canto. Morterone era il luogo dove nasceva la mia poesia, perché io non vedevo nelle rocce, io vedevo quello che non si vedeva, gli atomi che lo costituivano e mi costituivano. Non mi sono mai vista come un uomo diverso dall'animale, da un fiore, da un filo d'erba, trovi nei miei scritti questo. Cioè, io sono diventato natura. Thank you.
aspri vortici di luce, intensi, in germogli d'erbe fiori sparsi su questi muri diroccati, invano avidi di splendori. Li divora l'insecco delle crepe, l'arsuro tra gli incastri improtesi delle pietre, lo sgretolo che dimalta, le sfatte pareti, l'implacata catastrofe del niente. La sua capacità di guardare a Morterone con questi occhi ha fatto sì che nelle sue poesie questi paesaggi che lui guardava, osservava, contemplava fin da bambino, da sempre, ecco che diventano le figure di quello che Hofmannsthal avrebbe chiamato il linguaggio, la lingua delle cose mute. Morterone è mio luogo di radici, soglie in germeno di immagini e metafore del mio fare poesia. In così silente conca di incontaminatezza senti l'eco delle vapore incomprimibili dell'universo e ti colpisce la luce tutta mentale di fulgidissimi loro sbrendoli di spazio-tempo che si infuggono sull'orizzonte, impercettibili. Qui la natura si ricrea in visionarietà di fantasia-pensiero e la fantasia-pensiero si origina dalla stessa natura con la quale è tutt'uno. Natura naturans, di cui l'uomo è coscienza intrinseca, non componente estraneo che vuole dominarla e deturparla. Questo è il senso del vivere a Morterone e il messaggio che Morterone vuole trasmettere. Abbellito con opere d'arte della più pura creatività, Morterone è segnale di poesia. Io credo che quella di Carlo sia una delle più alte testimonianze della poesia del Novecento, che ha superato il Novecento, cioè lo ha condotto nel XXI secolo e quindi sarà un caso, ma a cavallo tra i secoli accadono sempre le cose più grandi. Se pensiamo alla fine dell'Ottocento e quindi del Novecento, è accaduto tutto. Parliamo delle avanguardie artistiche, di tutto quello che è successo tra l'Ottocento e il Novecento. Tra il Novecento e il 2000, Carlo, secondo me, ha disegnato un'altra tappa fondamentale, non solo per la storia del pensiero e della poesia, ma una tappa fondamentale in quella ricerca della verità che da sempre gli umani, qualche umano, ha cercato di intraprendere e che lui diventa capacità di musica celestiale. Nell'insecco dell'altura, nuda, sull'invertico roccia a picco, strenuo, in arsura, sta il pilastro sull'abisso. Ebbro nel suo niente, sugge pietra per la vita, nocchiero estremo anelo, nell'impicchio, in annichilo.
musica straordinaria è di Massimo Donà, che incontreremo tra poco, è uno straordinario musicista, oltre che un filosofo importante, ed è lui che ha curato questo volume, Impercettibili in entità, che in realtà stiamo presentando questa sera. Dico solo due parole prima di chiamare Massimo, che è in collegamento online con noi. È un volume che permette di ripercorrere tutta l'avventura poetica di Carlo Invernizzi, dai primi approcci degli anni 50, attraverso poi l'adesione al gruppo Poiesis di Maria Bailati, fino all'evoluzione più complessa e assoluta del suo linguaggio, fino alle ultime prove. Lui ha continuato a scrivere poesia fino a quando è stato possibile. E in questo volume troverete non solo l'intero corpo del lavoro poetico di Carlo Invernizzi, ma troverete dei contributi critici di grandissimo livello che ci permettono di, come dire, approfondire e capire meglio la sensibilità così profonda di Carlo. Abbiamo cominciato un po' a immergerci, no, nelle sue parole, Logos, Brendoli, Fantasia, Pensiero, Annichilo, sono un'infinità, perché Carlo, come è tipico soltanto dei grandissimi poeti, ha saputo ricreare e reinventare un linguaggio che era soltanto suo, che era quello della sua voce poetica. Ed è questo uno dei compiti più privilegiati che hanno i veri poeti. Adesso chiamo appunto Massimo Donà a raccontarci un po' dal suo punto di vista. Lui ha avuto una lunga frequentazione con Carlo, ci tiene moltissimo a essere definito, prima che filosofo e musicista, come io sto facendo, soprattutto amico di Carlo, e quindi lascio la parola a lui. Grazie a tutti. Un saluto carissimo agli amici che sono presenti in sala, perché anche mi avete dato un'occasione di tornare ancora una volta su quello che è, non temo di esagerare, un gigante della poesia contemporanea. Sì, perché sarà anche vero, forse, quelle catturate dallo sguardo indagatore di Carlo sono proprio delle impercettibili nientità, come dice il titolo di questo volume. Forse è un destino, forse, catturare, ripeto, impercettibili nientità. Se è un destino, è un destino che accomuna, così la pensava Carlo, che Carlo era un grande pensatore, oltre che un grande poeta, le due cose di lui non si distinguevano. Un destino che accomuna, così lui pensava, la poesia alla scienza. Leggiamo le sue parole, perché è sempre bene leggere gli autori prima di parlarne. Nel primo ottobre del 1991 Carlo scriveva: la scienza è anche poesia. Ecco qua. Quando penetrando gli abissi più profondi della materia, ci rende consapevoli dell'unità fondamentale del tutto. Scienza e poesia ci rendono consapevoli di questo, dell'unità fondamentale del tutto, secondo Carlo Invernizzi. E il poeta, che sa di essere parte integrante, l'avete sentito prima cosa diceva? Parte integrante di questa unità, sa che la realtà sperimentabile ultima è pure la sua interiore realtà. Laddove lo spazio-tempo, continua Carlo, quadrimensionale travalica le ordinarie categorie del macroscopico quotidiano. Ecco, là si perde ogni concezione meccanicistica e l'empirico diviene pura intuizione mentale, oltre linguaggio e lo stesso pensiero. Beh, è evidente, qui Carlo si sta lasciando alle spalle ogni forma di improprio, inadeguato dualismo. E qui Carlo sembra quasi riecheggiare una prospettiva filosofica come quella di un gigante, anche lui vissuto a cavallo tra due secoli, tra l'Ottocento e il Novecento,
come il Bergson di materia e memoria. Sì, per quel Bergson non c'è soggetto, oggetto, c'è semplicemente un magma fatto di immagini. E questo è il reale per Carlo. Sì, tutto è immagine, ma a condizione che per immagine, appunto, questo è importantissimo, si intenda come la intende Carlo, non tanto qualcosa di stabile, statico, permanente, che magari può essere nostro compito ripetere, replicare, imitare, appunto. No, per lui come per Bergson, quindi grande sintonia, tutto è immagine, in quanto tutto è flusso dinamico, materia flusso. L'avrebbero chiamata prima Bergson e poi l'allievo di Bergson, Gilles Deleuze. Flusso materico originario. Il niente, le impercettibili nientità di Carlo Invernizzi tornano a ribadire che cosa? Che per l'appunto non le cose si muovono, gli oggetti, le persone, come noi tutti crediamo, a livello di quello che Carlo chiama il macroscopico originale quotidiano. No, lì sembra che ci siano delle cose, dei tavoli, delle sedie, degli animali, delle piante, degli esseri umani che si muovono. No, nulla si muove perché tutto è movimento, tutto è relazione, non vi sono cose in relazione. Ecco che da questo punto di vista le cose, quelle che a livello del macroscopico quotidiano, così come lo chiama Carlo, sembra essere cosa, un questo o un quello, in realtà non è altro che uno scarto, un décalage, avrebbero detto questi filosofi francesi, uno spostamento, un ritardo, uno spezzarsi del continuum originario, questa materia flusso che in questi scarti si differenzia, ma dove a differenziarsi è l'unico, l'indistinto, l'unità originaria. Ecco che allora non ha senso per Carlo, l'ha detto prima nel bellissimo film realizzato da Francesco, capolavoro perché in pochi minuti restituisce lo spirito di Carlo alla perfezione. L'ha detto in quel video, il linguaggio dell'arte, della poesia, della musica, della filosofia non deve ripetere, rappresentare il già dato, il già visto, le immagini appunto stabili, più o meno stabili, che si offrono a livello scopico, uso sempre l'espressione di Carlo, quotidiano. No, no, il linguaggio dell'arte, dice Carlo nel 2000, della poesia, della musica, per essere creativo non può essere ripetitivo, cioè descrittivo del già visto. No, ma semmai, dice Carlo, un alludere in percepimento visionario dell'incatturabile. Un'espressione sublime. Alludere in percepimento visionario dell'incatturabile. Perché non ci sono immagini statiche, cose, oggetti determinati, no, non c'è, quindi non c'è nulla da ripetere, da rappresentare. Le immagini che ci circondano, che dicono l'improprietà stessa della distinzione soggetto e oggetto, non sono altro che puro dinamismo irrefrenabile, irrefrenabile. D'altro canto, scusatemi, Carlo questo l'ha capito perfettamente. Se vi fossero già delle immagini date, ma perché mai l'artista si dovrebbe consegnare, assegnare il compito di replicarle? Il problema è che non ci sono immagini da rappresentare, interpretare, spiegare.
Carlo questo l'ha capito perfettamente. Diceva prima nel video, bellissimo, io sono il nulla che ha sempre guardato al tutto, non guarda le cose. Lui ha capito che le cose non esistono così come a livello del macroscopico quotidiano sembrano darsi, in virtù di quel decalage, di quello scarto, di quel arresto, di quel ritardo del flusso indistinto di tutto. Ma scusatemi, non solo non avrebbe senso ripetere quella immagine che già fosse data nel mondo oggettivo, che senso avrebbe? Ma poi dovremmo anche spiegare, scusatemi, perché i filosofi da sempre, da Socrate in poi, si definiscono filosofi, cioè amanti della conoscenza. Il filosofo non conosce perché se conoscesse non sarebbe amante della conoscenza, non cercherebbe di conoscere, saprebbe già. Il filosofo cerca, ma scusatemi, qua il grande idealismo questa cosa l'ha capita perfettamente, e Carlo meglio di tutti, ma scusate, noi cerchiamo, l'umanità da sempre cerca la verità, cerca di conoscere, ma cosa cerca se non conosciamo? Cosa cerchiamo se non conosciamo? Cosa possiamo cercare se nulla sappiamo di quel che dovremmo cercare? Non è questione di cercare qualcosa, Carlo l'ha capito, si tratta di alludere in percepimento visionario dell'incatturabile. Bisogna entrare in contatto, rapportarsi, consentire con questo incatturabile, che non è incatturabile perché è troppo difficile da raggiungere, perché è per definizione il non catturabile, cioè non è un oggetto, una determinatezza, perché se fosse tale l'avremmo non solo, come dire, presa di mira per catturarla, ma l'avremmo già catturata. Il conosciuto, il determinato, le cose che noi riconosciamo, i tavoli, le sedie, sono il punto di partenza, non il punto di arrivo. Noi siamo già all'interno del mondo e l'abbiamo già catturato, ma il poeta Carlo Invernizzi capisce che la sedia non è una sedia, che il tavolo non è un tavolo, e allora ecco che entra in contatto con l'incatturabile, l'impercettibile nientità del tavolo, della sedia, dell'albero, della roccia, e si fa visionario. Guardate il dizionario della Treccani, come definisce visionario, questo è il vocabolario per eccellenza. Chi immagina e ritiene vere cose non rispondenti alla realtà ed elabora disegni inattuabili. Un sognatore che ha visioni soprannaturali o allucinazioni visive. Sì, Carlo aveva visioni, non vedeva i tavoli, l'ha detto prima nel video benissimo, non vedeva alberi, rocce. Nella roccia vedeva costituirsi quel flusso inarrestabile che non è un oggetto, ma che è ciò con cui è nostro compito entrare in relazione. Perché le realtà che noi consideriamo a livello del macroscopico quotidiano reali non sono reali, questo è il punto. Carlo è visionario perché non guarda alla supposta realtà, che non è realtà, capisce che non è realtà quella della pianta, del tavolo, della roccia. Bisogna vedere quello che non c'è in ciò che c'è. Ecco il visionario. Bisogna vedere, sentire, entrare in relazione con quell'ignoto tutto niente che non si lascia catturare, ma al massimo può lasciarsi cantare. E solo così potremo entrare in relazione con quel sempre nuovo che non è né questo né quello, ma che è quell'inizio che in quanto tale non può essere un oggetto, perché all'inizio nulla è già dato, altrimenti non saremmo all'inizio. E allora potremo entrare in contatto con quella luce che è l'universo mondo, il dinamismo originario di tutto, e che non è una qualità della coscienza che illuminerebbe, come tanta filosofia ha creduto di poter dire, illuminerebbe il mondo. La coscienza non illumina un bel niente. Il mondo, l'universo, l'uno tutto
tutto è immagini, è divenire, che è luce. È luce che noi, come dire, riconosciamo quando incontriamo quegli scarti che sono le cose contornate, fatte di luce ed ombra. Quando la luce si riflette sullo schermo opaco di quella realtà del quotidiano che il poeta visionario non si accontenta di replicare o interpretare. E mai vorrebbe fare, come ha fatto tanta filosofia, illuminare, trasfigurando l'individualità delle cose indivisibili in una tetra luce, che è la luce dell'astratta universalità. Carlo si sentiva agitato continuamente dai movimenti del reale, da quel vorticoso fluire di atomi, di cui parlava anche nel video, che accade secondo lui sempre insieme, secondo caso e necessità. E diceva infatti chiaramente: io sono la natura naturans che parla nella mia costituzione ultima, io sono il fiume di tutte le acque, sono il prevedibile e l'imprevedibile che l'elettrone determina nel mio essere tutta concretamente in movimento nei più profondi recessi del mio vuoto inattingibile. Anche Parmenido, Eraclito, Democrito, soprattutto, erano umana natura naturans, cioè me stessa, strutturata come cervello umano capace di esprimere energia pensante che la quasi totalità degli umani fino ad oggi non hanno mai espresso. Ecco, questo era Carlo Invernizzi, un poeta trattino pensatore che dialogava alla pari con Eraclito, con Hegel, con Bergson, con Heisenberg, con i grandi fisici del Novecento, e che fin da piccolo, così ricordava all'inizio degli anni 90, sembrava, come dire, aver intuito. Quando a suo padre diceva, così racconta Carlo: io voglio cercare Dio nell'infinito dentro e fuori di me, non ingozzarmi di pillole e sentirmi dire che sono un cretino. E chiuderò questa breve testimonianza, che cerca di restituire in qualche modo, sia pure in forma così approssimativa, il senso di quella inquietudine di cui lui stesso prima nel video parlava, una inquietudine che lo faceva sentire mondo, soggetto, indistintamente, cosa, non cosa, identità, differenza, essere nulla in uno. Poteva sentirsi così perché Carlo si è sempre sentito in qualche modo mosso, spinto ad abbandonare la scialuppa su cui aveva pur preso a navigare, solcando il mare dell'esistenza, quasi rispondendo ad una chiamata cosmica che veniva da dentro di lui e da fuori di lui. Perciò mi disse qualche anno fa, abbiamo fatto un bellissimo dialogo che ricorderò sempre. Posso dire, chiudo con queste sue parole: caro Massimo, mi disse, che vivo la mia esperienza di poeta come necessità di trascorrere molti giorni in neghittosa abulia e soddisfazione, durante i quali prevale la stranezza della mia indole di ridermi per irridere il banale comune sentire che mi attordia, che non sopportava. E quando il demone della poesia imperversa, come diceva nel video, lo cattura, lo attraversa, assaporare finalmente il gioioso patimento dell'ingermino delle visioni che, emergendo dal buio, non dalla luce, dal buio che rende visibili le cose del mondo, perché la luce vi si riflette, si assaltano in fratricide battaglie e prorompono dal manchi in lucentezza di immagini, parole, sintesi, tutt'uno, intuitive del tutto niente esistente, tutt'uno, magari anche in forma di neologismi, sul momento per me stesso incomprensibili, e dopo il discavo del loro focalizzarsi nel ritmo dei discarniti versi delle poesie. Questo era Carlo, un gigante. Grazie Carlo.
Grazie a voi. Ringraziamo Massimo Donà per questo contributo prezioso. Massimo, con la sua energia, riesce in qualche modo a trasmetterci questa tempesta, questa temperie che attraversava costantemente Carlo nel suo esistere, nel suo divenire nell'infinito, nell'arrovellarsi, nel produrre parole, fantasia, pensiero. E adesso chiediamo aiuto per continuare il nostro viaggio a Davide Mogetta, che è un collaboratore del Centro Studi Invernizzi. E con l'occasione, prima di lasciargli la parola, vi dico anche che il 19 settembre a Pordenone si terrà un'altra occasione di presentazione di questo volume. Nel corso della manifestazione c'è anche la possibilità di visitare una mostra che Davide sta curando insieme a Chiara Tavella, dico bene, e che rende un po' conto del rapporto di Carlo con l'arte e con gli artisti, che è uno dei capitoli, diciamo, suggestivi del suo percorso, ed è un percorso intenso e corposo da approfondire. Abbiamo sentito Massimo parlare, fra le tante cose, anche di natura natura, anzi che è uno dei risultati concettuali più alti a cui è raggiunto poi Carlo Invernizzi nella sua produzione poetica, e Davide adesso ci aiuterà un po' a muoverci nella foresta della natura natura. Ti passo io il microfono. Grazie, grazie a tutti voi che siete qui. Io vorrei fare delle considerazioni appunto sul tema della natura naturans, ma partirei proprio dal libro che viene presentato, perché quando si fa riferimento al tema della natura naturans si può incappare facilmente in un inciampo che rischia di impedire di penetrare nella visione che sta al fondo di questa parola, diciamo, all'esperienza che sta al fondo di questa parola. Perché questa concezione, diciamo così, poetico-filosofica della natura naturans è consegnata a testi in prosa, scritti prevalentemente negli anni Ottanta per quanto riguarda questo concetto, che rischiano di essere percepiti come testi teorici, diciamo così, filosofici o dimostrativi di alcunché. E invece questi testi sono pienamente, come dire, affini, pienamente addentro allo sforzo poetico di Invernizzi. Segno ne è appunto, e qui faccio la considerazione sul volume che presentiamo questa sera, che alcuni di questi testi appaiono in questo volume, cioè a frammezzo alle poesie di Invernizzi vengono presentati anche alcuni testi in prosa in cui egli parla della sua poesia o parla dell'arte, parla di Morterone. Ma non solo e non tanto sono frammezzati ai testi poetici, ma la raccolta si apre proprio con uno di questi testi, da cui vorrei leggere dei passi e che poi, insomma, riprenderò parlando della natura naturans. Il testo inizia così: il mio fare poesia è tentare parole sul margine dell'impossibile, dire nel prodursi di immagini sensazioni inesprimibili. La mia poesia è perciò metafora di metafore anche oscure nella visionarità dell'alludere. Il suo manca è l'ansia incontenibile di limite sguardo profondo inesauribile. Salto. La mia poesia non può riferire perché è risuono di un eco indistinguibile. Questo probabilmente è il punto centrale, e cioè il fatto che quando si parla di natura naturans non si parla, ed è una cosa a cui faceva cenno già Donà, non si parla di qualcosa che deve essere dimostrato, di una concezione dimostrata. Si tratta piuttosto di un'esperienza, e in particolare dell'esperienza dell'intuizione di una unità originaria che lega fra sé tutte le cose della natura e che lega anche l'uomo alla natura. Questo aspetto che, come dicevo, è stato esposto, diciamo, in testi con particolare intensità a partire dagli anni Ottanta, abita la poesia di Invernizzi fin dagli inizi. Uno dei primi testi, quando l'autunno, può apparire di primo acchito, ora ne leggerò alcuni versi, può apparire di primo acchito un testo descrittivo che faccia riferimento a un'esperienza di un elemento naturale, in particolare del vento, ma in realtà, come dire, annuncia subito questa intuizione di una unità originaria, per l'appunto. Il testo, i primi versi di questa poesia
sono questi. Quando l'autunno della montagna irrompe tra le case e si incartoccia nelle foglie dei castagni, al mio paese il giorno è rosso, come il pianto degli alberi, e già la vita è migrata lontano. Come si sente, la poesia non riguarda tanto l'elemento naturale di per sé, ma riguarda l'elemento naturale il vento nel suo fondersi con la pianta, nel suo fondersi con la foglia e nel suo fondersi con l'elemento umano. Questo tema assume una particolare rilevanza, come dicevo, in testi di prosa, direi in due modi. Un modo è, se vogliamo, molto moderno, modernissimo, è il riferimento che viene, come dire, impiegato alle scienze fisiche, biologiche, novecentesche, per cercare di dire in parole, in concetti, questo rapporto che viene percepito e viene intuito col naturale, questo rapporto di non alterità dal naturale. Ed è una cosa su cui tornerà poi Trini, il rapporto con la fisica. Ma vi è anche un aspetto, e lo dico come ipotesi, un aspetto antichissimo, ed è una cosa su cui si è già in parte soffermato Donat, ed è il rapporto che, a mio parere, si può istituire con le origini del pensiero occidentale, con quelli che di solito vengono chiamati filosofi presocratici, ma che forse si possono chiamare meglio fisiologi di Ionia, in particolare Eraclito. Questa esperienza della natura naturante fa riferimento proprio al modo originario di intuire il rapporto umano con la natura, di intuire la natura, cioè physis, che è una concrezione, un sostantivo che mantiene in sé il nascimento, il verbo nascere, phio, generare. E infatti una delle traduzioni più convincenti di Eraclito, quella di Giorgio Colli, non traduce physis come natura, ma la traduce physis come nascimento. Un passo ulteriore, come dire, per instaurare questo rapporto, vi è in un elemento a cui anche Donat faceva già riferimento, ma faceva riferimento anche Carlo nel video che abbiamo visto, è appunto il vedersi come non altro dagli elementi naturali, cioè il dire: io vedevo nella roccia gli atomi che costituiscono la roccia e che costituiscono me. Vedo nell'usignolo qualcosa che non è altro da me, qualcosa a cui io stesso appartengo. E il punto però da notare è che questo rapporto di non alterità, questa intuizione della non alterità, si dà sempre nell'opposizione, si dà nel fatto che il naturale appare fenomenicamente come qualcosa di opposto. Il fenomeno, per dir così, il mondo che si dà, è fatto di opposizioni, è fatto di posizioni opposte. Prima fra tutte, e che è, come dire, propria della poesia, quella fra l'io poetante, fra l'io del poeta, e la natura a cui lo sguardo si rivolge nelle poesie del primo periodo, e che comunque rimane, come dire, un elemento caratterizzante anche l'ultima produzione di Invernizzi, cioè vi è un io poetante, ma a partire da questa affermazione vedremo anche la sua messa in discussione, diciamo così. Questo essere costituito del mondo di opposizioni appare nel corpo stesso della poesia, in diversissimi modi. Ne cito tre che secondo me sono i più significativi. Cioè, in molte poesie di Invernizzi si incontrano versi divaricati, in cui parole che significano cose completamente diverse o che appaiono significare cose completamente diverse sono poste nello stesso verso, ma divaricate. Per esempio, una delle poesie che vengono lette nel video, Oscuro e intenso, ha esattamente questa caratteristica, cioè le due parole che compongono il primo verso, oscuro e intenso, vengono lette insieme, ma sono separate da uno spazio più ampio dello spazio normale, come a dire che in esse si danno due voci del medesimo. Non andrebbero lette propriamente, cioè è impossibile leggerle individualmente come a mio parere andrebbero lette, cioè simultaneamente,
Oscuro e intenso andrebbero lette come due voci che nel medesimo momento si danno come voce dell'indistinto. Un altro elemento è, che questo elemento compare in forma diversa nella poesia, l'altro è in te, tu sei nell'altro, in cui, come dicevo, c'è una separazione fra l'io e petante, una separazione implicita nella poesia, in alcuni casi, in questo caso esplicita, fra l'io poetante e la natura che viene detta non essere altro. E in ultima analisi, un altro elemento in cui questa opposizione di cui è costituito il mondo appare in maniera esplicita, sono molti dei neologismi di Invernizzi che sono di per sé ossimorici. Alcuni sono stati, li abbiamo incontrati prima, ne cito due: vita, morte, tutto, niente. Il punto di queste parole è dire nell'opposizione, ma perché il dire è sempre un dire che rimane nell'opposizione, l'eco indistinguibile. Ma se l'eco è veramente indistinguibile, non si distingue nemmeno dall'opposizione in cui essa si dà, in cui essa sempre si dà. E qui c'è, e la dico appunto come ipotesi che credo potrebbe essere approfondita, vi è l'elemento di massima vicinanza e anche insieme di lontananza da Eraclito e da quell'esperienza originaria della natura. Anche per Eraclito il darsi del mondo è un darsi in infinite opposizioni. C'è un frammento di Eraclito che esplicita in qualche modo quello assai più famoso, cioè quello secondo cui Polemos è padre di tutte le cose, Contese è padre di tutte le cose. In questo frammento si dice: Dio è giorno, notte, inverno, estate, guerra, pace, sazietà, fame. Cioè appunto, ciò in cui la divinità si dà, il mondo in cui la divinità si dà, qui da origine, è un mondo tutto fatto di opposizioni, ma di opposizioni che devono essere percepite, come dire, guardando la loro unità originaria. Il punto però è che nella visione eraclitea del mondo, il dire l'unità originaria è impossibile, cioè uno dei frammenti più famosi di Eraclito, quello secondo cui la natura ama nascondersi, secondo cui il nascimento ama nascondersi. In quell'amore, diciamo, di nascimento per nascondersi, va letto l'essere più proprio di ciò di cui si dice l'amore, cioè ciò che è più proprio di nascimento, nella visione di Eraclito, è il nascondersi, cioè nascimento agisce nascondendosi, ritraendosi. In questo vi è la considerazione che si aggiunge, diciamo, a questo modo di concepire l'unità originaria naturale, la concezione eraclitea secondo cui a questa unità originaria non si può fare riferimento nel linguaggio ordinario, per dire così, proprio perché il linguaggio è costruito su opposizioni. E cioè, dice Eraclito, si può solo fare segno. E qui c'è appunto il punto di estrema vicinanza con Invernizzi, che è quello che veniva sottolineato prima da Donà, cioè l'alludere, il fatto che la poesia sembra alludere a una dimensione originaria. Ma qui c'è anche il punto di estrema distanza fra l'esperienza poetica di Invernizzi e quella di Eraclito. E il punto, a mio parere, si può vedere, fra gli altri, insomma, si potrebbero citare altri testi, si vede in una lettera che viene spedita da Carlo ad Aricone, l'83, in cui si legge: chissà d'entropia come chissà d'amore, non ignora la tensione del momento vertiginoso e l'insoddisfazione del dopo, non ignora, ma non sa, soprattutto non sa il processo del farsi del sapere, che resta sempre il Dio che non si manifesta. Il punto è che qui ciò che non si manifesta non è l'originario, è il farsi del sapere, il Dio che non appare, l'originario che non appare, ciò che impedisce l'apparire dell'originario è il farsi del sapere. Ma questo, appunto perché dicevo prima, la visione è della poesia come risuono di un eco indistinguibile, significa che questo originario non si dà altrove che nelle opposizioni. Cioè, se per Eraclito la parola, il discorso, fa segno all'originario che rimane qualcosa di altro, in, diciamo, un dualismo di fondo, nella poesia di Invernizzi l'originario, il non opposto, l'indistinto rispetto all'opposizione, vive solo nell'opposizione. E cioè, di nuovo, questo, come dire, ci riporta
a quanto veniva detto da Carlo stesso nel video, cioè di non vedersi altro dal naturale. Ma questo non vedersi altro dal naturale non è un non vedersi altro che rimanda a un'alterità più radicale in cui le alterità di questo mondo sono tolte. L'impossibilità dell'opposizione vive solo nell'opposizione stessa, la negazione dell'opposizione vive solo nell'opposizione stessa. È per questo che la poesia stessa e i testi prosastici sono essi stessi l'esperienza della natura naturans. Il punto che vorrei sottolineare, e è la mia diciamo, ipotesi di lettura, è che il fatto che la poesia sia canto della natura naturans va inteso in maniera radicale, cioè che è solo in questa poesia, è solo nello scrivere la poesia, è solo nella lettura che noi facciamo della poesia che si ha, come dire, l'esperienza conforme a quella natura naturans. Perché? Perché la poesia è il luogo in cui nel darsi dell'opposizione si mostra l'impossibilità, il venir meno dell'opposizione stessa, che non è altrove rispetto all'opposizione. Cioè l'impossibilità dell'opposizione di vita e morte è detta insieme, appare, è ostesa, eppure la poesia ne dice anche l'impossibilità. E allo stesso modo questo si riflette, per ritornare al punto da cui ho cominciato, nel rapporto fra prosa e poesia e nel rapporto fra la poesia e la concezione, la visione direi, della natura naturans che è consegnata ai testi e che è detta nella poesia. Vi è una poesia, Scricci Luce, dalla quale leggo alcuni versi, che viene richiamata nello stesso testo piuttosto lungo a cui ha fatto cenno anche Donà, il testo in cui vengono citati Eraclito, Parmenide e Democrito. La poesia dice così: «Ma l'usignolo spiritato sempre si ritrae in acquatto nell'infolto, gorgheggia imprendibile». In quel testo, in cui si cerca di dare voce alla natura naturans, la stessa cosa, le stesse parole sono dette all'opposto. Io sono l'usignolo spiritato che sempre si ritrae e gorgheggia nell'infolto imprendibile. Il punto è che la voce, la parola, il discorso poetico in particolare, non può che dirsi nell'opposizione. Ma ripeto, l'opposizione è detta, è ostesa, nella poesia di Invernizzi, come l'impossibilità dell'opposizione stessa. Chiudo, mi avvio alla conclusione, dicendo che, ed è una cosa che mi preme, che non, questa visione della natura naturans non è un essa stessa non è un mondo sottostante, non è un qualcosa a cui la poesia si riferisca. Cioè, come la poesia non si riferisce e non descrive gli elementi della natura, non descrive il vento, non descrive la luce, non descrive nemmeno gli ioni o i gluoni o i neutrini, non descrive nulla e non descrive nemmeno l'esperienza della natura naturans. Ripeto, è l'esperienza della natura naturans. Essa stessa è l'esperienza originaria. Sembra però che a dire che la poesia è ostensione dell'impossibile del suo stesso dire si finisca si potrebbe finire in una sorta di sfiducia radicale rispetto al linguaggio, diciamo, fermarsi a dire l'impossibilità del dire. E invece no, proprio perché la poesia è essa stessa il naturante, è essa stessa il germinante, il generante, cogliere l'indomabile anelito che sempre invano si rinnova, che è il compito, diciamo così, che Carlo dà alla poesia, è un vivere radicalmente, di nuovo, l'essere natura naturante della poesia. Mi concludo leggendo una poesia e spero che alcuni dei temi a cui ho fatto riferimento possano risuonare nella poesia stessa. Idiolemmi sempre elusivi, quando il vento scarruffa i colli, scricci luccico, visibili invisibili, nell'infondo chiuso aperto, in vortico, guizzanti lucertoli imprendibili. Eppure tal pemneme vivificanti, impercettibili in entità, polline imbrulico dell'inudibile, palpitano, mai catturati silenzi, in memorità imprendibili. Nel vento risuona il canto. Morterone, 9 maggio 1996. Grazie.
Grazie Davide Moggetta, proseguiamo con un contributo importante di Tommaso Trini, che è uno scrittore, un critico d'arte, si è mosso da pioniere, da acuto osservatore nel fiume tempestoso dell'arte contemporanea, ci parlerà di una sua lettura del rapporto tra Carlo e Morterone, dico bene Tommaso? Sì. Voglio solo ricordare che al centro di questa visione di Carlo, abbiamo parlato di Morterone, ci sono un'infinità di cose che noi riusciremo a trattare, c'è ovviamente anche la sua intuizione di dare vita a partire dagli anni Ottanta attraverso il rapporto con gli artisti a quello che oggi è il Museo di Arte Contemporanea all'Aperto di Morterone, che è una strepitosa collezione di opere che, se ancora non avete visitato, ovviamente vi invito a visitare. Tutto questo è comunque riduttivo da raccontare rispetto alla complessità della figura di Carlo, ma insomma ci facciamo aiutare un altro po' da Tommaso. Grazie. Avvicinati un po' per questioni di filo di microfono. Mi sentite? No, qui a quest'altro microfono, Tommaso. Ah, vieni. Non è questo? No. Io avevo già parlato con questo, ma avevo risposto. Ma ti abbiamo sentito. Sul poema Morterone di Carlo Invernizzi. È un titolo che propongo. Poema Morterone. Sottotitolo: dove le fluttuanti ni entità, ni puntato entità, si rigenerano in folte in nevi. Noterete che il ni di entità non è un comma di internet, è un verso importantissimo, anzi un termine versificante di Carlo, e così anche in nevi, e ve ne leggerò il componimento fra poco. Io mi sento orfano, non dalla sua poesia, perché qui abbiamo quello che io definirò un immenso breviario, in grado di essere letto, se non quotidianamente, ma alla bisogna. Quando vorremmo concentrarci, possiamo leggere righe e righe. E le righe sono messe in verticale, ma questa è una gravitazione terrestre. In realtà la poesia, ogni poesia di Carlo I, per evitare quello che dirò dopo a proposito di Invernizzi, che è tutt'altra cosa, Carlo I, che potrebbe stare anche per Carlo I, è una poesia in un'unica, enorme, lunga riga, come una fune, che è quella della nostra esistenza quotidiana, fune che può rompersi, come in una delle sue primissime composizioni poetiche. Con la pubblicazione di questo immenso breviario, creato da ogni stilla di energia velocipite, prendetelo come volete, da Carlo Invernizzi in 86 anni di visioni verbali vedenti, Morterone è un'eredità che scalpita, virgola, come un fresco poema epico, un testo invalicabile, punto. Sì, e qui cito Donà, virgolette, sì, la voce della poesia e il canto della natura, da uno dei suoi innumerevoli testi di Massimo, sì, la voce della poesia e il canto della natura sussurra il musico, sono parole che il musico Massimo Donà sussurra alle cavalle di Carlo I, intrepide e feconde, che lui, filosofo, non radunerà più correndo senza briglie insieme al poeta, l'uno all'altro maestri. Punto. Non dubito io che tutte le poesie scritte da Carlo I ramificano in un solo corpus. Lo fanno, ramificano in un corpo solo. E in insostenibili fiati
e pulsar indimenticabili. Sapete tutti che esistono stelle pulsar quanto mai enigmatiche e potenti, poiché si tratta, le poesie di Carl Louis, si tratta di un altro verso, tutto qui. La poiesis umana, come la diceva lui, la poiesis, se inflattiva per singole, singolarissime singolarità dei corpi, delle parole, è bensì un megaverso di paralleli, è un insieme di universi paralleli. Il poema, e questo poema, con la P maiuscola io lo scrivo, ha anche un vero sito elettivo. Morterone, donde trae la maiuscola, oltre che il morterun. In effetti, Invernizzi trova che Morterone è la genitrice, in quanto M, della P della sua poesia. Donde trae la maiuscola, oltre che il murterun, e qui l'ho preso da internet, spero di non dire una stupidata, o spero di sì, il murterun che dovrebbe essere, mi pare, il mortaio. È vero, sindaco? Dicono. Il mortaio, qui murterun di sema. Sema è tutto l'ordine discorsivo delle parole. Che un dì trapestò etimi e sensi e semi dopo tutte le spezie che aveva pestato. Ma il pesto che ne derivava, il lavoro del poeta, si infitti presto di particelle antagoniste, quasi speculari, a ridosso di una fune fatale che ruppe l'incipit dell'intero proscenio poetico, un salto, un morto, trattino, bref, un mini bang a doppio strappo. Io sono rimasto molto colpito dalle prime letture che la prima poesia e ad un'altra ancora parlino, la prima di un saltimbanco che muore cadendo, non in caduta libera come tutto il resto delle descrizioni poetiche di Carlo, ma cada, scioppa, muore. E questa fune rotta che continua la prosecuzione dei suoi versi, che sono in realtà scritti in fune. Tutta la versificazione di Carlo è probabilmente una lunga riga, non dico unitaria, ma incurvata dallo spazio-tempo, che era il secondo momento di quello che aveva compreso. Lo spazio-tempo di cui parla, che dice sempre la stessa cosa, sempre lo spazio-tempo, e poi vi dirò cosa ne penso, ma lo spazio-tempo è un vecchio rudere della relatività di Einstein, non è più, però lo spazio-tempo oggi è l'equivalente di ciò che non chiamiamo più gravità, perché la gravità universale non si sa più dov'è, cosa farne. Ecco, voi credo che abbiate letto moltissimo anche un altro Carlo, che è un famoso cosmologo. Sto parlando di un poeta cosmologo, e continuerò. Quello che è la differenza, io non so se si possa dire sinceramente, caro Massimo, se sei in ascolto, che si tratti di un gigante, perché non abbiamo ancora trovato la spalla su cui è salito. Insieme Massimo e Carlo sono una potenza, sono straordinari e sono il potere di questo poema epico che io chiamo Morterone, che poi verrà chiamato in qualsiasi altro modo, non dipende da me. Io sono vecchio, ho la quasi età del carissimo Carlo. L'ultima volta che ho visto Carlo, c'è qui la
l'angela straordinaria, è stato a cena loro, la prima e l'ultima, volta a cena loro, un meraviglioso cibo di cacciagione, fatto come si deve, mangiato nel centro di Milano e digerito poco prima che mi telefonassero che era anche lui, aveva perso la fune, anche lui la sua lunga fune di versi che va all'infinito, le funi vanno all'infinito, i versi verticali non vanno all'infinito, i versi verticali sono da concepire come quantità di lo sappiamo leggendo ancora. Questo poema è folto di in e di ni, che io penso di chiamare addirittura come la coppia della costante, è un'equazione. Tra parentesi, non ho ancora detto la cosa principale, che questa letteratura è unica, questa poesia è unica in quanto è come si può dire, diagrammatica. C'è persino una di queste poesie che è disegnata come si può vedere nei diagrammi di Feynman, il grande fisico che ha creato un modello per pensare la concettualità, la visualità dei fotoni, degli atomi, delle particelle più esotiche. E noi abbiamo a che fare con un poeta che sta veramente sul filo del... come si chiama quello che cammina? Filo sospeso dell'acrobata. Dell'acrobata, è un acrobata. È un acrobata della parola che ha ricordato molto bene, e anch'io avrei citato, e ce l'ho qui, un verso, questo passaggio di Vincenzo Vidiello sul fatto che la parola, il corpo della parola che noi incontriamo nella poesia di Carlo I è tuttora qualche cosa che va data più all'invenzione e alla possibilità che si inveri e che resista. Ecco, il mio discorso, finirò presto anche se ho qualcosa da leggere ancora, è che noi dobbiamo partecipare del senso molto difficile, perché non bastano i filosofi dell'antichità, non basta qualche conoscenza che tutti possiamo avere. Io stesso vi parlerò un attimo del vuoto, perché il niente ha come possibilità due o tre estensioni. Noi adesso siamo verso un futuro selvaggio, no? Dopo che le cavalle, cioè le poesie di Carlo I, non sono più, diciamo, custodite dal poeta e dal suo musico e dal suo filosofo, naturalmente. Nel niente che è, io ci tengo qui a ripetere, l'ho imparato da loro, perché non ho studiato mai filosofia, nel niente che è, così come quando qui diciamo tutto, si dovrebbe dire il tutto che è. Il niente che è lo zero, il vuoto, anche i neutrini mi ci metto perché sono cugini del mio nome. Cugini miei, particelle quasi nientità. Un fisico vi dirà, la particella che non ha massa e praticamente quasi nessuna energia, ma è potentissima ed è universale perché è prodotta da tutte le stelle, a cominciare dal nostro Sole, è vicino a noi. Io ne assorbo a miliardi al secondo, come ognuno di noi.
Io penso addirittura che siano il mio plancton, ogni tanto dico mi piacerebbe essere un grande cetaceo dell'oceano. Ecco, dico, io devo imparare a nutrirmi di plancton neutrinico. E i neutrini sono cangianti, così come in uno stesso verso sono cangianti i sensi dei corpi delle parole. Le parole che lui che usa negli accrocchi di Carlo, negli insiemi di questi cluster di stelle nascenti, che creano anche un po' di nebulosa, un po' di profumo. È difficile leggere un verso dove tre parole insieme continuano, non sa dove fermarsi. Ed è molto pericoloso non abituarsi alla lettura di quelle cose, di non sentirlo. Questo poeta recitava le sue poesie, avete detto, in maniera secca, e a partire dalla metà della sua produzione, dagli anni Ottanta, ha sempre messo il luogo, che era sempre stato Morterone, salvo Messanica, salvo, e ne ho trovata una che ha una città diversa del sud, immagino. Celia Messanica del 2010, del 2010. Io sono molto attento a tutti, come alle in di Invernizzi e a tutte le ni della negazione, delle negazioni di cui ha parlato molto bene il nostro giovane studioso delle pitture e del lavoro stesso visivo, pittorico, che Carlo I ha fatto. Io per esempio non ho fatto nessun intervento qui perché non ero ancora preparato, a parte che non avevo le idee giuste, ma io parlerò soltanto del fatto che lui ha parole, ha un andamento diagrammatico come le equazioni della matematica e della fisica, ecco, e combina queste con una sottile autopartecipazione del moto dell'universo, delle cose. Quando Vitiello dice, lui le cose le inventa o le trova con fatica, aspetta di trovarle, tanti artisti, musici, hanno uno come Duchamp, aspettava di trovare il titolo delle sue opere. Ecco, ma in questo in questo ni, che sono speculari o positivi, è folto di in e di ni più delle particelle di antimateria e di materia annichilitesi al primo grido extrauterino di nostra madre natura. Cioè, è possibile che nascendo, perché c'è un aspetto che riguarda la psiche del nostro pittore, del nostro poeta, ci sarà qualche cosa che riguarda una forza e l'ossessività di cui, come destino di cui parla magnificamente ancora Massimo Donà. C'è qualche cosa che va interpretato, che va diritto. Altrimenti, se non creiamo l'epica intorno a questo evento straordinario che è la poesia o il poema di Morterone, io tanto per dargli un nome che sia onnicomprensivo, ma che riguardi anche, non dico l'attitudine olistica, ma antiriduttiva al massimo di questo artista, che è un po' quello che è successo a me. Io sono diventato critico d'arte a metà esistenza, ero uno scrittore per lavoro, perché mi hanno dato lavoro a Domus e poi al Corriere, ecco, e poi frequentavo gli artisti, ma perché naturalmente sono attratto, ero attratto molto dalla figurazione cinematografica, e mi sono reso conto che ognuno ha qualche cosa che con cui risponde a ciò che è materia
di ricerca psicologica o di ricerca psicolinguistica, importantissimo. I funambolici lineari compositi, come cluster di lucori in un nido di stelle che rigono lo spettro di innumerevoli versi. Ecco, bisognerà saper leggere queste poesie come un astronomo legge lo spettro di un corpo celeste migliaia di anni, perché lui, e vi prego tutti di leggere, se potete avere questo libro, cominciate a leggere il suo testo sulla natura naturans, che è una lotta verso i grandi anche autori delle scienze astronomiche, astrofisiche, di tutto ciò che noi conosciamo e della fisica attuale. E l'essere un poeta cosmologico, o come si potrebbe dire, anche lui parlava di noesi, di conoscenza massima a livello platonico, del mondo e della conoscenza, si potrebbe definire la cosmologia è considerata a solo 100 anni, è una cosa veramente, oggi ci colpisce perché c'è questa espansione di tutte queste oscurità, ma è veramente un modo per mettere di nuovo in crisi e rifondare la fisica, lo scrivono i grandi cosmologi, ecco, e così si può dire di Carlo Invernizzi che la sua poesia di cosmo noeta, cosmonoetico, cosmonoetico, ecco, è una rifondazione della poesia dall'interno, non dal fuori, dall'interno. E vi leggo questa poesia del 92, In nevi dolcissimi, in nevi. Parla di 3 nevicate viste in una giornata, non si sa quando. È Morterone, 22 novembre 1992. Lui leggeva sempre le date che ha incominciato a mettere a metà del suo cammino. E queste date stavano a indicare lo spazio-tempo che lui pensava di dover togliere del tempo allo spazio del suo lavoro. I nevi dolcissimi nel gran disquarci della luna neve, intramontabili, risplendenti di gemmatizie luccicche e iridescenti accerchi di betulle neve. I nevi diroccati, sbreccati da muri precipizi, latenti in cumuli di tempi neve, nelle voragini, tra le case serpenti in ghiaccio neve. I nevi nell'ottenebro, staffilati dal mugghio vento che soprassalta collività e pendici e di scalpa nocche neve che avvortica nella nientità. È l'unica poesia in cui esce nientità. Ce ne sarà una seconda dove viene fuori il nientifero. L'abbiamo visto qui sopra, nel suo film, c'è scritto nientifero. Quindi vedete, in una vita intera di poeta ha scritto 2 volte soltanto nientità e nientifero. E di scalpa notte neve che avvortica nell'entità in dilagno di sibili. Morterone, 22 novembre 92. Evidentemente lo spazio-tempo ognuno se lo fabbrica, ognuno lo vive fino in fondo. E allora è chiaro che, e qui ancora cito Massimo Donà, visto che lui è ovunque, sono rare le persone la cui vita sia davvero controsegnata da un destino e la cui testimonianza sappia incidere il proprio tempo con la potenza di una saetta e la luce di un fulmine. Carlo Invernizzi era una di queste. 20.02.18, parole di Massimo Donà. Bene, io penso che noi dobbiamo essere un po' di questa stessa personalità.
Sì, Massimo, il poema di Carluno, il cosmoneuta, noeta o noetico, ha tale destino, più che mai desto se noi siamo desti. Grazie. Bene, siamo alla conclusione di questo breve viaggio. Vi ricordo che per tutti coloro che sono interessati al volume è possibile richiederlo direttamente online alla casa editrice La Nave di Teseo, accedendo al loro sito internet. Vi ringrazio di essere stati qua con noi. Sono tentato di chiudere con un'altra poesia di Carlo, ma insomma non siamo bravi fini dicitori di poesie, per cui mi limito a citare una frase di Pasternak, il grande scrittore, che a proposito della natura del poeta, che a me continua a risultare uno dei temi più affascinanti della riflessione, perché ne ho conosciuto uno vero nella mia vita, che era Carlo Invernizzi, ed è veramente difficile per una persona non poeta capire che cos'è un poeta, e una delle tante sue capacità era quella di vedere ciò che non si vedeva, lo dice lui stesso nell'intervista. E Boris Pasternak in altri tempi dice, è una frase un po' oscura ma secondo me significativa, il poeta vede al tempo stesso e da un punto solo ciò che è visibile a due isolatamente. Cioè, questa è la capacità del poeta, di riuscire a riunire in una visione unica e speciale e assoluta ciò che agli altri è consentito solo parzialmente ed isolatamente. Grazie. Se Massimo Donà è ancora con noi, ovviamente lo saluto e lo ringraziamo di cuore, è come se fosse stato qua con noi. Grazie Massimo. È stata una pomeriggio, una serata incredibilmente stimolante, siete stati straordinari tutti, e non ho parole, quindi vi ho ascoltato senza proprio distrarmi un secondo, quindi... Fantastico, bravi, grazie, grazie. E Carlos, che penso che starà applaudendo con le mani che avrà sempre per scrivere, anche quando non lo vedremo.